Jazz. Un baci, baci e buonasera a tutti. Fede. Ciao. Fede. Fede, baci anche a te. Baci anche a te. Ma secondo te, Fede, il dottor Merlani ha passato tutto quest'anno a limonare sempre tenendo sulla mascherina? Tutta che roba, ti ho aggiunto la bagio, sozzi la barbetta. Ti auguro di no, Gio. Salutiamo anche il nostro Luca Cassol. Baci anche a lui. Che sta che ha di blu. C'è anche la Miki, baci, no, niente baci lì, non si baciano, vabbè, fa niente, dopo li sentiremo meglio. Allora, ma facciamo entrare a questo punto la prima ospite della serata. Lei si occupa di benessere, consapevolezza sessuale delle donne, facendo parte del progetto Valigia Rossa, che è iniziato in Italia e che nella Svizzera italiana si chiama La Vita in Rosso. È con noi Yamira Malè. Benvenuta, buonasera Yamira. Stasera si aggiudica questo divano discreto, direi. Che volevamo tutti, ma l'ha preso Yamira, diciamo. L'ha preso Yamira perché giustamente si addice di più di sicuro a lei, perché tu, Yamira, possiamo già dire, con la tua valigia piena di consigli, porti appunto una valigia piena di consigli per vivere al meglio il proprio erotismo, la propria sessualità, giusto? Assolutamente. È questo quello che fai, quindi certo. Una valigia piena di oggetti anche. Sono curiose, sì. Un po' misteriose. Scusate. Cosa, Joan? Mi vibra il telefono, scusate. Sto sbagliato, scusa. Deve essere forse la valigia rossa di Yamira. Ma che magari si affizza su un quei torleri, però. Già! So. Allora, sento vibrare. Vabbè, ho visto che oggi, 13 aprile, una delle giornate internazionali del bacio, anche noi di Boro Talk volevamo parlarne. E iniziamo proprio dal primo, quello che non si scorda mai. Se posso dire che io un pochino sono un'esperta di baci, mi occupo di benessere sessuale per le persone, quindi do un po' di consiglio alle donne come arrivare al primo approccio. Ok, mi puoi dire magari un piccolo consiglio da dare alle persone che ci ascoltano, così il primo che ti viene in mente su come baciare bene? Ok, la prima cosa falla con passione, poi subentra tanto quello che in quel momento è l'intorno, no? L'atmosfera fa tantissimo, è molto diverso baciare in una panchina nella piazza a farlo a casa o in una cena in un ristorante. Certo, quindi dipende tanto dal contesto. A questo punto sono curiosissimo di sapere che tecniche consigli di usare per baciare bene. Allora, ci sono diverse tecniche, ma se ti interessa possiamo anche provare. Ah, vuoi fare una dimostrazione in questo caso con me come modello? Perché no? Sei carino, ci sta. Possiamo divertirci un po'. Mamma mia, mamma mia. Fermi tutti, cos'è la tua storia? Chi è questa? Cioè, sei in giro a lavorare o sei in giro a martellare le tipe? È l'intervista sui baci, la giornata sui baci, io chiedevo appunto... Che cosa chiedevi? E quando c'è stato il suo primo bacio, insomma, tutte queste cose, certo. Qui. Spiegami come cavolo le scegli queste ragazze, perché saranno tutte ragazze, giovani, eccetera. Voglio vedere se hai anche intervistato uomini. Ma certo, a parte che mi ha chiesto lei di baciarmi, non io. Io non ho chiesto nulla, io non l'ho chiesto. Vedi, sei sempre il solito furbo, sei sempre Senti, il solito furbo. Lo sai che ho labbra solo per dimostramelo, te. Dimostramelo. Ma Luca, allora hai sempre lì la Miki in agguato, eh? È una roba, è un segugio, eh? Ma eccola lì, ciao Miki! Fai bene a controllarlo, fai bene. No, sappiamo, mettiamo sempre in crisi la vostra coppia con i servizi di Boro Talk, però tenete duro perché ormai siamo tutti affezionatissimi. Però no, vorrei sapere da Yamira, perché alla fine ti abbiamo vista nel servizio, perché è stato Luca a scoprirti tra le strade di Locarno e ho trovato la baciologa. Ma secondo te come bacia Luca, quindi? Io non lo so, ma per quello che racconta Miki è abbastanza bravo. Ah, hai capito? Allora, Yamira, si parlava nel servizio parlavi di atmosfera importante, di sicuro il bagno alla turca non è l'atmosfera ideale per i baci. No. E quali consigli dai tu, tiri fuori dalla tua valigia per dare dei baci
i baci migliori? Allora, prima di tutto non c'è una, diciamo, non c'è una regola, basta dare il bacio. Ma noi in Valigia abbiamo diverse pozioni magiche, come le chiamiamo noi, per poter far diventare il bacio un po' più affascinante, un po' più gustoso. E come si fa? Ecco, abbiamo diverse pozioni. Una di loro è una sorta di gloss del rossetto, un luccicalabbra. Ok. E questo è magico perché produce nelle tue labbra una sensazione di freschezza, tipo la mentina. Quindi quando tu baci porti questa sensazione al tuo partner o alla tua partner. Questi sono consigli solo per donne, quindi, perché è vero, sì. Il vostro lavoro con la valigia rossa è rivolto alle donne soprattutto. Sì, ma in conseguenza va a... Ne beneficiano anche gli uomini. Assolutamente sì. Abbiamo capito. Assolutamente okay. Sì. E quali altre pozioni magiche hai? Abbiamo anche quest'altra pozione magica, che è un brush, che praticamente tramite questa piccola spazzola molto morbida, si può applicare sulla pelle, quindi qui stiamo andando un po' oltre al bacio, quindi non solamente ci limitiamo alla bocca, ma il bacio può essere applicato a tutta la nostra pelle, quindi certo, non lo so. È da applicare sul corpo per poi baciare il corpo? Assolutamente sì, quindi dopo vai e puoi regalare i vaccini o andare a leccare dove tu vuoi. Ecco, molto chiaro, va bene così. Hai capito? Molto chiaro, molto chiaro. Bene, non so se chiederti di farci vedere qualcos'altro. Sì. Che si possa mostrare in televisione. Assolutamente okay. Sì, mi ero preparata per questo. Okay. Allora, anche questo è molto bello, praticamente una cipria e un talco profumato mangiabile al caramello. Fantastico. E anche questo aiuta un po' a comunicare, magari per chi non è in grado di dire voglio essere baciato, assaggiato in quella parte X, quindi noi andiamo un po' a applicarlo sulla pelle e quindi diventiamo tutte le donne, tutte brillantinose e pronte per essere baciata e assaggiata. Il talco a Boro Talk ci voleva, il talco baciabile e commestibile. Ma Yamira, scusa, ancora una cosa, cioè, a livello pratico, che consigli daresti a chi, ecco, si diceva prima, no? Qualcuno che non sa come baciare, ai giovani, insomma, agli adolescenti che magari si sentono un po' sprovveduti? Allora, mi attacco un po' al discorso di Katia. Effettivamente ci sono delle cose magari da evitare, una di loro è magari infilare la lingua fino in gola e diciamo rimanere su questo bacio più alla francese, dove vanno un po' a stuzzicarsi e a avere un contatto le lingue, non soltanto le labbra. Questa è una cosa molto carina, e poi lasciarsi andare alle sensazioni. Ma lei diceva di non fare pratica con persone con cui non si... Assolutamente. Ecco, ma si può fare una pratica però da soli? Sì, assolutamente sì. Quando siamo piccoli, innanzitutto magari più di una persona magari lo ha provato, e provare con la propria mano. Quindi puoi andare a baciare, a provare con la lingua la sensazione sulla tua mano. Così dopo non sei sprevveduto. Ma come, scusa? Appoggiare la tua bocca e passare la lingua sulla palma della mano. Ah, qui? Anche così, sì, certo, così appoggi le labbra e inizi un po' a giocare e a capire come puoi regalare un bacio. Silvio, lo facevo, giuro, con l'interno così. No. Ci sono delle persone che lo fanno anche con l'specchio. Oppure cioè, con la frutta. Con un specchio. Con la frutta, con la carta? Cioè? Si morde la frutta e poi si bacia la parte che rimane, sì, oppure anche tenendo le mani così. Ah, ma dai, ma sì, questi sono consigli che voi date davvero per imparare a baciare. E se proprio una persona non si è molto angosciata, sì, sono due o tre nozioni che li possono rassicurare. E poi certo, bisogna dirgli che, come ha giustamente detto lei, tutti i baci vanno bene, l'importante è capire che è una comunicazione, sì, però in genere bisogna andare per gradi, questo è quello che diciamo sempre, cominciare a stampo, poi pian piano aprire la bocca, poi pian piano contatto con le lingue, poi pian piano comunicare attraverso la lingua. Ecco, se proprio dobbiamo dare una conseguenzialità. Ok, quindi non lanciarsi, troppo. Non esagerare. Gioa, sì. Ti vedo interessata. Boh, sì. No, sì, sto imparando cose nuove. Vero, okay. Per me. Volevo chiedere, Yamira, ci sono diversi tipi di bacio, vero? Sì, ci sono diversi tipi di bacio. Ok, perché so che la nostra Marghi ha fatto una lista, non so se ti va di ascoltare e dirci cosa ne pensi della lista di baci che ha preparato la Marghi. Cara Yamira, vai. Ho stilato la lista dei baci peggiori nei quali mi sono imbattuta nella vita. Siccome sono modelli che si ripetono, sicuramente anche da casa e qui presenti vi ritroverete. Vado? È il tuo diario di gioventù, Margherita. Vabbè, vado.
Il bacio a Delfino, quello che tu farie, tipo... No, l'avete provato, va bene. Il bacio secco dei nonni, sapete, il classico bacio rugoso. Ho avuto un ex così tremendo, Katia, tu mi puoi capire. Poi il bacio Hannibal Lecter, lui probabilmente non mangiava da una settimana, peccato voi siete capitati a tiro, vi ha sbranato letteralmente la faccia, che tornate a casa tu me fate. Beh, il bacio esploratore e o l'igienista dentale, che a saperlo risparmiavo la seduta dal dentista e non pagavo, perché arriva veramente a pulire anche dove lo spazzolino non arriva, bene? Il bacio prova a prendermi, cioè ti viene quasi il dubbio che non abbia la lingua, ma tieni indietro, tu cerchi e a un certo punto molli il colpo e dici vabbè, a questo punto mi bacio la mano che faccio prima, cara Yamira, vabbè. Bacio occhio per occhio, dente per dente, le labbra queste sconosciute, è tutto un dente che puoi tornare a casa con il molare. Sì, no? Sì, vissuta sì. Che vedo che Katia annuisce. Ultimo ma non meno importante, il bacio profumiero. Sarebbe? Sono quegli uomini che si avvicinano, ti fanno credere di volerti baciare e poi si allontanano, si credono molto, non so... Ma magari è un modo per invogliare. Sì, alla decima volta che ti avvicini e te ne vai, io mi alzo e vado a fare un hamburger. Oh no, Yamira, ecco. Marghe, ma chi hai baciato nella tua vita? Posso non dire? Vuoi sapere la lista perché non abbiamo abbastanza tempo. Ah, ok, va bene. Yamira, sono baci che riconosci? Questi sono i baci che non vanno bene, questi. Sì, diciamo di no. Ecco, il bacio dovrebbe essere un po' più alla pari, nel senso deve essere una cosa che entrambe fanno della stessa maniera. Che ci sia sintonia, insomma. Assolutamente. Insomma, sì. Quello che dicevamo prima. Io direi che possiamo concludere questa puntata con una bella baciata. Cosa di meglio? Yamira, tu ci insegni. Io ringrazio anche la nostra Marghe. Posso? Bacio di dama, vai. Grazie Marghe, grazie alla nostra Fede, ci rivediamo martedì prossimo. Ringrazio tantissimo anche Katia Bonatti, Gianna Mina, davvero grazie mille per essere stata con noi stasera. Grazie Elena Colombo, che la vedo ballare anche lei. Grazie Luca e Michela, oh, fantastici. Voi che potete, baciatevi. Ciao carissimi, ciao. E grazie Yamira Malè, davvero. Grazie mille, a martedì prossimo. Baci di danza. Tienes tu novio.